Amici carissimi, ben tornati dopo un po' di pausa a questa nuova puntata di Don Leonardo Risponde. Come sempre, se pensiate che possano essere utili o necessarie, rispondo in questo spazio, ecco, alle vostre domande, a tutte quelle insomma, che avete da fare liberamente. Ricordo sempre che una buona partecipazione, diciamo così, a questo evento, questo diciamo che è un evento un po' interattivo, riservato per ora, spero ancora per un po', ad Instagram. Ecco, chiaramente è bene, magari se qualcuno insomma ha interesse, pensare sempre un pochino prima e giungere con le domande, diciamo così, già pronte, in modo tale che possano essere, come dire, tempestivamente formulate, possiamo farne il più possibile e rispondere nella maniera più adeguata possibile. Oggi stiamo celebrando la festa della Santa Croce, domani è l'importantissima ricorrenza della memoria dell'Addolorata, sono due giorni pieni di grazie, ecco, per cui vi auguro di viverli con la massima santità possibile, volgendo lo sguardo prima a colui che abbiamo trafitto e poi a colei, ecco, che tanto ha pianto su di noi e sulle nostre miserie, per poterci portare con lei dove lei già ora si trova. Scorro e comincio a vedere qualche domanda, se ci sono, perché altrimenti chiudiamo in diretta. Allora, preghiera 96 scrive: Ave Maria, Don Leonardo, le preghiere e meditazioni compiute non in grazia di Dio hanno un loro frutto, grazie in anticipo. Allora, è un principio generale, diciamo così, della dottrina cattolica, della sana dottrina cattolica, che tutte quante le opere compiute non in grazia di Dio non sono in senso stretto, diciamo così, meritorie davanti all'Altissimo, appunto perché per essere graditi al Signore e per essere quindi gradite le nostre opere davanti a Lui occorre stare in grazia, quindi a avere la grazia santificante, che è il principio, diciamo così, che rende le nostre azioni gradite al Signore. Questa grazia l'abbiamo ricevuta nel battesimo, si perde con il peccato grave, si riottiene una volta perduta col peccato grave attraverso la confessione. Una persona che non sta in grazia di Dio non è che non può fare nulla di buono, non può fare nulla di buono per la vita eterna. D'accordo? Ma è evidente che tutta quanta una serie di azioni che può compiere possono essere, come dire, buone da un punto di vista umano, e quindi sempre secondo la teologia classica meritano una ricompensa temporale, oppure possono essere delle azioni che predispongono a ritrovare, diciamo così, attraverso la conversione, un atto della misericordia di Dio, la grazia perduta. Quindi sotto questo punto di vista, chi non è in grazia di Dio può e deve fare tutte quante le cose buone che siano possibili e immaginabili. Quindi pensiamo anche alla raccomandazione che la Chiesa da sempre, per esempio, ha fatto anche per situazioni e persone oggi molto note, inutile che le nomino esplicitamente perché le sanno tutti, insomma, quali sono, di fratelli e sorelle che non possono oggettivamente stare in grazia di Dio e che però sono invitati a partecipare a tutto ciò che concerne la vita della Chiesa, fatta eccezione evidentemente per quelle azioni che non si possono fare se non si è in grazia di Dio. Soprattutto tra esse, dice, evidentemente spicca il fare la Santa Comunione, ma tutte quante le altre azioni si possono fare anche non stando in grazia di Dio, così come si può, ecco, sapendo che le cose che abbiamo detto sono certamente dei principi che sono poi anche molto molto reali dinanzi al Signore, no? Ecco, però fuori dei casi oggettivi e certi, quindi noi possiamo anche, come dire, discernere situazioni e comportamenti oggettivi che di per sé sono gravi davanti a Dio, e quindi ordinariamente chi incorre in essi non dovrebbe essere in grazia, ma il condizionale è d'obbligo perché ci sono tutta quanta una serie di circostanze soggettive che è impossibile giudicarle da parte di nessuno, spesso neanche da parte del diretto interessato, che conosce soltanto nostro Signore. Per cui il
Il bene va fatto sempre e comunque, ecco, poi lo si affida a Dio e Dio saprà quali frutti trarne, insomma, non essendo da noi questo conoscibile con certezza. Otta scrive: cosa giova di più da un punto di vista spirituale per un mio familiare che non può andare più alla messa e in più non è più in salute? Come posso aiutarla? Allora, pregare si può sempre e per tutti. Aiutare il prossimo, bisogna innanzitutto vedere se il prossimo vuole aiuto o chiede aiuto, perché non sempre, specialmente per quanto riguarda le cose spirituali, l'aiuto che noi vorremmo dare o potremmo dare è gradito e quindi noi non possiamo certamente, come dire, obbligare qualcuno o violentare una coscienza, non è anche, cioè, anche quando si trovasse, come dire, un malato agli sgoccioli, noi certamente possiamo proporgli, dobbiamo invitarlo, possiamo anche esortarlo, insomma, a ricevere i sacramenti, ma se questo non vuole, proprio non vuole, non fa niente, cioè, se non pregare il Signore che, come dire, vinca le resistenze di quel cuore e gli consenta almeno di aprire uno spiraglio a non rifiutare una grazia che gli viene offerta. D'accordo? Quindi anzitutto bisogna valutare le condizioni soggettive di chi è in condizioni, come dire, di dover ricevere aiuto. E poi da un punto di vista oggettivo, la domanda è un pochino generica, quindi bisognerebbe capire, cioè, perché ci sono aiuti materiali, aiuti morali, aiuti spirituali che si possono offrire nelle varie situazioni, insomma, difficili, qualora la persona ci abbia bisogno, insomma, no? Quindi, ripeto, dipende quello che uno vuole. Uno, se gli fa piacere, può dire a una persona: preghiamo un rosario insieme, leggiamo insieme una pagina della Sacra Scrittura, facciamo la coroncina di misericordia, insomma, che ne so, leggiamo insieme una bella lettura spirituale, ascoltiamo una meditazione, ascoltiamo una catechesi, insomma, sono tante le cose che si possono fare, però dipende sempre, ripeto, dalle circostanze soggettive della persona. Se la persona non può andare in messa e desidera i sacramenti, si contatta il parroco perché il fedele ha diritto di ricevere la Santa Comunione, la visita del parroco. Se vuole confessarsi, ha diritto che il parroco vada a casa ad ascoltare la confessione. Questo è un diritto in quanto battezzato, è un dovere del parroco temperarvi. Se ha bisogno dei sacramenti dell'unzione perché sta in pericolo di vita, è ancora un diritto ancora più grande. Quindi, se vuole tutte quante queste cose, però ripeto, la considerazione, diciamo, pregiudiziale è la volontà della persona che si trova appunto inferma in condizioni di necessità. Fineland Best Strong Country. Salve Don Leonardo, è lecito praticare il bodybuilding senza vanità o altri disordini? Allora, diciamo così, l'allenamento fisico, diciamo così, il tenere il corpo in un buono stato, di per sé, non è certamente una cosa negativa. San Paolo certamente scrive nelle sue lettere che anzitutto la salute dell'anima, dice, l'esercizio fisico giova poco, molto giovano gli esercizi spirituali, quindi diciamo così, la vita di un buon cristiano, l'ordine che viene richiesto, no? E, come dire, da un punto di vista generale, quindi una persona che fosse molto attenta alla cura del corpo e completamente trascurata nella cura dell'anima, insomma, già non ci siamo un granché, no? Quindi una persona che, perché capite, c'è ciò che è più importante e ciò che è meno importante. Il corpo, certamente dobbiamo tenerlo in una condizione tale da mantenerlo appunto in buona salute, perché la vita corporale, che è la nostra vita, è un dono di Dio e non dobbiamo mai trovarci in condizione di dover, come dire, trovarci il corpo mal ridotto per colpa nostra, nel senso che se Dio non voglia succede un incidente, ci possiamo fare niente, se Dio non voglia ci viene una brutta malattia, non ci possiamo fare niente. Però se metto 30 kg e comincio a assumere, a, come dire, a contrarre delle patologie di tipo reumatico, per esempio, problemi
le ginocchia, le anche, cose di questo genere, problemi di circolazione o cose comunque in qualche modo dipendenti da qualche trascuratezza o abitudine negativa del corpo, così come insomma tenerlo immobile quando si avrebbe la possibilità di muoverlo un po', insomma, certamente è cosa buona farla. È evidente che la risposta deve essere articolata. Io personalmente sono, come dire, un fautore dell'attività sportiva, credo di essere uno sportivo e caldeggio una sana attività sportiva. Gli oratori se li sono inventati i cristiani, insomma, no? E nei seminari, se io sono stato in seminario, insomma, ci stanno i campi da pallone, insomma, ci sta in qualche seminario un po' più fortunato, c'è pure il campo da pallacanestro, insomma, in qualche seminario c'è anche la possibilità di qualche forma rudimentale, insomma, un po' così, ecco, di palestra, specialmente per chi ha bisogno. Quindi, ecco, è chiaro che un palestrato di quelli, insomma, che hanno i muscoli ultra definiti, che vanno a fare un pochino il mister muscolo, insomma, fanno questo certamente per sfoggio, per vanità o per eccessiva cura del corpo, o peggio ancora, diciamo, per attirare o per essere attraenti a scopo che capite prevalentemente quale possa essere. Ah, no, questa è la risposta, uno se la dà da solo, no? Ecco, quindi se uno desidera tenere un pochino tonico il proprio corpo, non far atrofizzare i muscoli, mantenerli in buon allenamento, e per questo insomma usa degli esercizi ginnici che comportano anche l'uso dei pesi e delle macchine, di per sé in se stessa non è una cosa negativa, fermo restando, ripeto, l'ordine della vita, no? Quindi l'esercizio fisico va bene, ma è, come dire, accessorio, quindi è secondario rispetto all'esercizio spirituale, insomma, no? Nel senso che la cura della nostra anima, il tempo da dedicare alla preghiera, alla nostra formazione, alla ricezione fruttuosa dei sacramenti. Quindi spero di essere stato chiaro, no? Perché è sempre necessario questo. Una trasmissione di questo genere è buona perché appunto consente di anche il parlato, no? Consente sempre, diciamo così, una certa esaustività riguardo le domande anche in tempi un pochino ragionevoli, no? Gian Malaurenti scrive: buonasera Donardo, i fiori benedetti ormai appassiti, se non riesco a bruciarli posso lasciarli per esempio in una viola pubblica nel verde? Grazie. Sì, i fiori benedetti, insomma, se non si possono bruciare, per esempio le rose di Santa Rita, l'importante è non gettarle nella spazzatura, insomma, ecco, si possono mettere in un corso d'acqua, insomma, in un ruscello, in un fiume, o anche certamente disperdere in un prato, insomma, dove verosimilmente, cioè, bisogna evitare che, per quanto riguarda, c'è il motivo per cui la Chiesa raccomanda queste cose, no? Per esempio anche i batuffolini di ovatta con cui si astergono gli oli santi durante i sacramenti, quelli vanno bruciati perché insomma, sono comunque impregnati di un olio benedetto, se lo butti nella spazzatura, insomma, non è una cosa molto molto riguardosa, quindi sono delle forme di riverenza che vanno osservate, e se non si possono osservare ad litteram, bisogna capire il senso, cioè il senso è che una cosa del genere non sia in qualche modo, come dire, diciamo, profanata, diciamo, trattata con poco riguardo. D'accordo? Quindi se c'è un prato, un bosco, molto difficile, insomma, che gettandolo lì possa essere in qualche modo calpestato. Quindi un corso d'acqua, a mio avviso, sarebbe preferibile, un canale, insomma, in modo tale che poi la natura faccia un lago, uno stagno, insomma, il mare, insomma, in modo tale che poi la natura possa fare meglio il suo corso. Però il senso è quello che ho appunto specificato. Rossana Gambari: il segno della croce va fatto con la mano destra anche per chi è mancino? Certamente sì, e rigorosamente, perché la croce con la mano sinistra, adesso non vorrei dare informazioni che se ne faccia uso cattivo, ecco, viene fatta, diciamo così, a sfregio dalla concorrenza. Ecco, usiamo un linguaggio ironico su ciò, insomma, su cui non ci sarebbe né molto da ridere né molto da scherzare, no? Ecco, e c'è tutta quanta una teologia, insomma, no, del
della mano destra, insomma, no? Anche per esempio nei sacramenti e nei sacramentali antichi, quindi della forma straordinaria del rito romano, cioè, rigorosamente, guai a te se alcune cose non le fai con la mano destra, no? C'è tutta una significazione che è bene ordinariamente osservare. Anche Nicola Vedda, come si deve comportare un sindaco con matrimoni civili? Allora, un sindaco con matrimoni civili, se vuole fare il sindaco, non può rifiutarsi di fare i matrimoni civili, ma sì, può mandare all'ufficiale di stato civile se ha difficoltà come dire, a celebrare i matrimoni civili. Non deve fare il sindaco, se è una cosa che non vuole fare, d'accordo, perché non è che sta scritto da nessuna parte, insomma, che uno sia obbligato a fare il sindaco e quindi a fare il pubblico ufficiale nelle nozze civili, non lo fa, ma non è una cosa a cui un sindaco potrebbe sottrarsi, perché un sindaco è un ufficiale ed è un rappresentante dello Stato. Se lo Stato prevede un matrimonio solo civile, il sindaco non può rifiutarsi di celebrarlo. Lo scrupolo viene sempre dal diavolo o può venire anche da Dio? Gli scrupoli non vengono mai da Dio quando sono scrupoli, perché da Dio viene soltanto il dolore per un reale peccato commesso. Lo scrupolo è o vedere il male dove non c'è, o vedere più male di quello che c'è, o peggio ancora, non vederlo dove c'è. Ecco, quindi gli scrupoli non vengono da Dio. Ecco perché San Filippo Neri diceva: scrupoli e malinconia lontani da casa mia. Filippo Lombardo dice: padre, ho letto la testimonianza di Gloria Polo, a parte che non ho capito se era l'inferno o in una sorta di antipurgatorio. Comunque lei ha detto che quando si abortisce un demone esce dall'inferno. Allora, non mi ricordo, non solo che ho letto la testimonianza, ma Gloria Polo è stata anche tanti anni fa nella parrocchia dove ero prima dell'attuale a dare la sua testimonianza. E lei ha avuto un'esperienza, diciamo, di... Stava per morire, il nostro Signore gli ha fatto vedere quello che le sarebbe successo se fosse morta in quello stato, cioè che sarebbe incorsa nell'eterna dannazione. E se abbia detto che quando si abortisce un demone esce dall'inferno, che cosa significa? Io sinceramente adesso non me lo ricordo, non mi posso ricordare tutte quante queste cose. Certamente l'aborto è un peccato assolutamente demoniaco che dà moltissima forza all'inferno e moltissima soddisfazione ai diavoli, per cui insomma, a prescindere da questo, diciamo, particolare un po' singolare, insomma, che non escludo che possa averlo raccontato Gloria Polo, ma non mi ricordo, certamente è un peccato demoniaco senza nessunissimo dubbio. Insomma, tutti i peccati sono demoniaci, però l'uccisione di un essere umano innocente nel grembo della madre è e resterà sempre. Possono dire tutto quello che vogliono, possono fare tutte le altre leggi che vogliono, ma agli occhi di Dio resterà sempre di una gravità e di una nefandezza inaudite. Ecco, quindi questo sia ben chiaro. Attenzione che stiamo parlando del peccato e non del peccatore, perché non nessuna donna che ha abortito, come dire, si è indotta per questo alla disperazione, perché il pentimento e le lacrime, il pianto ottengono il perdono dei peccati, ma di per sé questa cosa è assolutamente qualche cosa di orribile agli occhi dell'Altissimo. Simona Sestini dice: se preghiamo per le anime dei defunti nel divin volere, si salvano più anime. La domanda non è molto molto chiara, insomma, quindi ogni atto e operazione compiuta nel divin volere, questa è una domanda un pochino specifica, perché conosce il mondo della divina volontà, di per sé è grandemente meritoria, perché appunto trasformata dalla potenza della divina volontà in un atto da semplicemente umano ad atto divino. Ecco. Però stare troppo, diciamo così, a mio avviso, fossilizzarsi, insomma, polarizzarsi su queste cose non giova molto, insomma, no? Quindi,
si viva, ecco, anche perché molte delle cose che si compiono nel divinvolere sappiamo semplicemente per fede il valore che hanno, ma non ne abbiamo un riscontro oggettivo, come dire, non tanto oggettivo, percettibile adesso. E quindi le compiamo con la massima serenità e tranquillità. Ecco, però per i defunti, ecco, valgono le stesse cose che si fanno comunemente, le messe, i suffragi, i rosari, l'eterno riposo, la visita alle tombe, i sacramentali sulle tombe e tutte quante le altre cose, insomma, che la Chiesa raccomanda di fare come suffragi per le anime purganti. Renata 227 dice: "Buonasera Don Nardo, dove posso leggere delle apparizioni dell'Escorial?" In qualche pubblicazione che ne parla, insomma, qualche anno fa ci dovrebbe essere sul mio sito un podcast dedicata alle apparizioni della Madonna, dove alcune brave figliole hanno, come dire, fatto dei piccoli audiolibri. Audiolibri significa che hanno preso un'apparizione e hanno letto i contenuti dell'apparizione, l'hanno un pochino raccontata facendo un MP3. Ci dovrebbe essere qualcosa anche su El Escorial, quindi deve andare sul mio sito web www.leonardomariapompei.it, andare nella sezione download e cercare apparizioni mariane, qualcosa del genere. Non so, può essere anzi che, anche che riesco un attimo a dargli un'occhiata al volo, che sto davanti al computer. Così le posso indirizzare meglio. Comunque sì, il podcast si chiamava, lì ci dovrebbero essere non solo degli audiolibri, ma anche qualche PDF, se non ricordo male, sono cose molto datate, che appunto descrive appunto le apparizioni. Apparizioni e messaggi della Madonna si chiama. Ce ne sono due di Directory, appunto uno in PDF, proprio si chiama Apparizioni e messaggi della Madonna PDF, e l'altra Apparizioni e messaggi della Madonna, dove ci sono appunto gli audiolibri su diverse apparizioni mariane, principalmente quelle riconosciute, ma anche qualcuna appunto come l'Escoriale, se non ricordo male, insomma, non dovrebbe essere riconosciuto. Sono entrato dentro, do un attimo una scorsa, eccolo qua, e l'Escoriale, ci sono ben 10 episodi sull'apparizione dell'Escoriale, quindi buon ascolto. Pitronella Iordache dice: "Quali sono i momenti durante la Santa Messa che si può stare in ginocchio?" Allora, durante la Santa Messa ci sono dei momenti in cui si deve stare in ginocchio, e nella forma ordinaria del rito romano, che è quella più comune, quindi quella che tutti conosciamo, si deve stare in ginocchio secondo le rubriche. Adesso bisogna vedere il nuovo messale che cosa dirà, ma secondo il messale tuttora in vigore, fino a quando non arriva appunto questo nuovo, che ormai è prossimo, è tassativamente prescritto, quindi salvo certamente casi di necessità, quindi non è però un pio, una pia esortazione, ma è un obbligo che non tutti osservano, anzi purtroppo a volte molto pochi, stare in ginocchio dall'epiclesi, cioè da quando il sacerdote stende le mani sulle offerte, quindi durante la consacrazione, ove possibile, anche se non più obbligatorio, sarebbe opportuno che suonasse il campanello, fino al mistero della fede. Mentre nella messa in forma straordinaria ci sono vari momenti in cui stare in ginocchio. La messa in forma straordinaria è quella celebrata secondo il messale del 1962, lì si sta in ginocchio dal Sanctus, quindi da quando suona il campanello del Sanctus fino al Per Cristo, con Cristo e in Cristo, quindi per tutta la preghiera eucaristica, e si sta anche in ginocchio nelle preghiere iniziali dell'altare, e ci si rimette anche in ginocchio all'Agnus Dei prima di fare la comunione. Nulla vieta, io ho letto qualcosa, però adesso non sono in grado di citare la fonte, ma l'ho letta anche in tempi non molto molto antichi, che anche se
nella forma ordinaria e quindi nella messa secondo il messale di Paolo VI, non è più obbligatorio rimanere in ginocchio per tutta la preghiera eucaristica, un fedele che volesse farlo può farlo, pur non essendo obbligato, ecco, senza che per questo debba essere, come dire, tacciato come strano oppure rimproverato in vario modo. Questo per quanto riguarda, purtroppo non ricordo la fonte, ne devo citare una fonte senza ricordarla, non va tanto bene, lo capisco, ma però Dio sa che è la verità, insomma, no? Invece per quanto riguarda il mio giudizio personale, questo però è un giudizio personale, per quanto mi riguarda, se una persona sta in condizioni fisiche certamente di tali da poter stare un pochino in ginocchio, lo stare in ginocchio esprime nella maniera migliore possibile l'adorazione dovuta al Signore, e quindi chi sente nel cuore di farlo, a mio avviso, più lo fa, probabilmente se c'è. Senza magari andare in esagerazioni fuori, diciamo, del comune, e meglio è. Cosa ne pensa sul nuovo messale? Non ho niente da cui pensare sul nuovo messale, anche perché ancora non l'ho letto, perché ancora non ce l'ho, perché ancora deve arrivare. Ma in ogni caso non c'è niente da pensare, perché il nuovo messale è da prendere e da celebrarci sopra, d'accordo? Perché bisogna sempre capire che una nuova traduzione del messale è un atto della Conferenza Episcopale Italiana, quindi, ossia di coloro che nella Chiesa italiana hanno la potestas, appunto, di normare queste cose, evidentemente passando attraverso la revisione della congregazione del culto divino, quindi una volta che entra in vigore, punto e basta. Quindi non è che io, che sono un povero prete, ma neanche un vescovo, cioè nessuno ha il potere di dire a me questo non mi piace e quindi non lo uso, ammesso e non concesso che qualcuno avesse qualche difficoltà di gradimento, punto e basta, purtroppo. D'accordo? Ecco. Loris Leone dice: buonasera donna, è vero che chi fa ricorso ai demoni, maleficio, il male può ritorcersi sulla stessa persona che ha espresso la volontà di fare del male. Ma questo è non soltanto per chi fa ricorso al maleficio, ma ogni qualvolta che ci si rivolga al diavolo per chiedergli qualche cosa, cioè quindi dandogli tutta quanta questa importanza, il diavolo non è capace di fare il bene, d'accordo? Quindi non mai accade che chi entra in contatto con lui non riceva sempre, d'accordo, una dose più o meno grande di male. A volte il diavolo, se qualcuno, come dire, se gli interessa che ci sia qualcuno che faccia qualche cosa per lui, che lo stia un pochino ritarda il male per non farlo spaventare, insomma, no? Quindi gli presenta il conto tutto insieme. Quindi dopo che ha fatto tutto quello che il diavolo voleva, lo comincia a tormentare un po', non prima, perché altrimenti non farebbe tutto quello che il diavolo vuole fare attraverso, strumentalizzando, quindi usando quella certa persona. Buonasera, carissimo Leonardo, quali sono i criteri per la nomina di un esorcista? Grazie. Allora, queste sono cose che deve sapere soprattutto un vescovo, perché io non è un problema che mi riguarda, detto proprio tra me e Maria. Sono norme canoniche, quindi dovrei prendere il codice di diritto canonico, però qui non ce l'ho, andarla a rivedere. In linea di massima, quello che ricordo, quindi non ho qui la norma davanti, ma quello che ricordo è che, allora, numero uno, attenzione, perché la nomina di un esorcista è termine un pochino, come dire, un po' particolare, no? Perché io vorrei un attimo sfatare un pochino un mito, d'accordo? Perché nella vita di nella mente un po' di qualche fedele, cioè quel prete è esorcista. Quindi, allora, quel prete esorcista significa da parte di chi disprezza un certo mondo, quel prete è un mezzo sciamano, insomma, un mezzo fattucchiero, è un mezzo mago strano, insomma, no? Prima cosa. Estremo opposto a un esorcista, quindi questo è una sorta, come dire, una sorta di, come dire, di super prete in terra, quindi che c'ha. Oppure un'altra cosa, se è esorcista,
avrà qualche superpotere, quindi sarà carismatico, cose di questo genere. Allora, numero uno, dobbiamo subito dire che i sacerdoti non sono esorcisti. O meglio, tutti i sacerdoti e ancora di più i vescovi, in quanto sacerdoti e vescovi, sono esorcisti. Perché addirittura anche i battezzati sono esorcisti, perché il compito di scacciare i demoni il Signore l'ha dato ai suoi apostoli e discepoli, d'accordo? Certamente in particolare quelli che sono investiti della missione apostolica, d'accordo? Poi ci sono modi e modi per essere esorcisti, d'accordo? Ora, un modo particolare è l'esorcismo solenne, cioè quel particolare sacramentale disciplinato da norme liturgiche e che la Chiesa, con il potere che ha, e quindi chiamando in causa la Chiesa stessa, esplica per intimare ai diavoli di andarsene dagli ossessi. Ok? Questa forma del tutto peculiare, che è la forma certamente per antonomasia di esercizio dell'esorcismo, è riservata ai vescovi, è come il potere di fare la cresima. Quindi per fare questo ci vuole la pienezza del sacerdozio, secondo la legge della Chiesa. Ma come un vescovo può delegare, come di fatto accade in tante diocesi, alcuni sacerdoti dice io delego questi sacerdoti ad amministrare la cresima, quindi un potere mio proprio. Consento ad alcuni sacerdoti di mia fiducia di amministrarlo e li nomina. Così la facoltà di pronunciare l'esorcismo maggiore, quindi a nome della Chiesa, il vescovo la può demandare nominando qualche sacerdote che possa fare questo. Attenzione però, capito, per questo che ho fatto tutto dentro questo discorso. Non è Allora, per fare questa nomina, il codice di diritto canonico raccomanda, siccome con i diavoli non si scherza, che è evidente che è necessario che il sacerdote sia, oltre che di buona dottrina, sia che conduca una vita retta, d'accordo? Quindi che sia una persona integra, integerrima, possibilmente anche santa, che sia un uomo di Dio, che sia un uomo di spirito, che sia una persona, un uomo di preghiera, insomma, tutte quante queste cose, perché se vai a attaccare, a sfidare frontalmente il diavolo, per quanto nell'esorcismo maggiore lo si faccia non da soli, ma appunto sostenuti da tutta quanta la mediazione, tutta quanta la Chiesa, però siccome il diavolo è cattivello e poi te la fa scontare, se tu non hai gli attributi per resistere, diciamo così, a questa lotta, poi potresti ingenerarti nei guai. Per cui la norma della Chiesa, come dire, esorta il vescovo a non nominare esorcista il primo che capita, ma un sacerdote che abbia questi requisiti. Spero di essere stato in ogni caso, ecco, chiaro ed anche possibilmente esaustivo. Allora, padre, grazie per la risposta. Solo un'ultima cosa, volevo capire, lì c'è l'aumentare la massa muscolare corporea. Allora, figlio mio o figlia mia, ho già risposto io a questa domanda, adesso cioè, non è che posso, cioè, sono le motivazioni su queste cose quelle che condizionano, d'accordo? Cioè, dipende perché e poi dipende anche come, insomma, quindi la coscienza su queste cose qui, dato che non è che c'è un... Cioè, la legge morale, noi non è che abbiamo un codice, come dire, dove abbiamo tutte quante le casistiche singolate, quindi se ti vengono i bicipiti anziché di circonferenza 35, 40, 35 va bene, 40 è troppo. Adesso cioè, si diventa poi veramente un pochino... Ecco, quindi tutto va fatto con misura, con ordine, con equilibrio, tenendo presente quel discorso che ho fatto prima, perché la valutazione morale delle nostre azioni non è sempre eseguibile con questo sì, questo no, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Dipende in certe circostanze che cosa esattamente fai, perché lo fai, come lo fai, quando lo fai. Capito? Quindi ho già detto che di per sé l'attività fisica, anche questo tipo di attività, è lecita, purché non sia, come dire, fatta per una
disordinato amore al proprio corpo, tale che uno vuole essere per vanità e per vanagloria una statua, come un discobolo, come la scultura del discobolo, oppure che voglia diventare, come dire, un super sexy man, insomma, per attrarre sotto certi punti di vista. Ecco, ci siamo capiti, insomma, no? Poi, ecco, sul resto, insomma, uno vede, no? Se uno fa un pochino di gli esercizi, certamente aumentano. Io non è che sono un esperto, ho sentito dire che c'è sta gente che si prende le pasticche, che si prende le cose, che fa delle cure di alimentazioni particolari, perché se non mangi in un certo modo, non togli certe cose, poi non si vede la tartaruga, queste cose, quella. Personalmente, insomma, cioè io queste cose le vedrei un pochino eccessive, insomma. Però poi il giudizio ultimo su questo, insomma, lei ascolti il proprio cuore, quello che la coscienza le dice, e agisca di conseguenza, insomma, no? Don Leonardo in casa del vecchio olio, Evo benedetto, che purtroppo è rancidito, ma non so come smaltirlo, non voglio buttarlo nella spazzatura, ma nemmeno versarlo in un canale. Allora, quello lo prende e lo porta al parroco, che poi saprà lui cosa farci. Ave Maria, don, cosa consigliare a una donna che ha abortito per la salvezza del bambino mai nato? L'ho detto già in tante circostanze, quindi per i bambini non nati è prudente. Ed è consigliabile, a mio avviso, dal momento che non sappiamo con certezza se sicuramente un bambino abortito non può incorrere nella dannazione, questo è sicuro, questo qui, perché si danna soltanto chi ha commesso volontariamente qualche peccato. E il massimo che può avere, no, il massimo, quello che ha un bambino abortito ha la macchia del peccato originale che ha contratto col concepimento. Siccome è controverso, questo l'ho detto tante volte, insomma, non è un dogma di fede allo stato attuale l'esistenza del limbo, ed è una verità di fede che alcuni contestano, è in ogni caso, a mio avviso, prudente far celebrare una messa con l'intenzione di mandare quella creatura in paradiso, d'accordo? Non ci sono controindicazioni, perché ammesso e a mio avviso non concesso, perché io non penso questa cosa, quindi non penso il contrario, che la creatura stia già in paradiso, è come se uno fa dire la messa per un defunto che già sta, che già sta in paradiso, quindi quella messa la Madonna la prenderà e la darà a qualcun altro. Ecco, però se come io personalmente penso, perché su questo c'è libertà di opinione, il limbo esiste e i bambini non nati si trovano temporaneamente, per quanto mi riguarda, cioè fino al giudizio universale, in questo luogo, con un piccolo gesto di questo genere lo si fa immediatamente andare in paradiso. Quindi a mio avviso è sommamente consigliabile farlo. Cipolletti Maria Antonietta, buonasera, donna, è sconveniente pregare per gli animali? O se mi ritrovo a piangere le loro sofferenze, rischio di essere cinica agli occhi di Dio, peggio ancora ipocrita? Allora, questi sono discorsi che non si possono fare in senso assoluto e generalizzato, questi sono discorsi da fare con il direttore spirituale, cioè l'amore agli animali di per sé non è una cosa, come tutte quante le cose create, non è una cosa negativa, perché gli animali, così come il creato, sono creature dell'Altissimo, sono portatrici delle sue vestigia, diceva Sant'Agostino, sono espressione del suo amore verso di noi, eccetera. Però sono e rimangono animali, quindi gli attaccamenti, diciamo così, disordinati alle creature sono appunto attaccamenti disordinati. E se già possono essere disordinati alle creature umane, quindi nei confronti delle creature animali potrebbero esserlo ancora di più, soprattutto se poi si diventa, come dire, più attaccati agli animali che ai cristiani, insomma, no? E ci sono degli esempi, insomma, abbastanza clamorosi di fatti di pubblico dominio, no? Cioè, se uno fa una battaglia animalista per carità, per preservare quella povera razza di qualche animale X che sta in via di estinzione, che soffre tanto, cosa certamente disdicevole, e poi però è al contempo anche abortista, insomma, no? Quindi ci stracciamo le vesti, insomma, se c'è
una razza animale in via di estinzione e non ci stracciamo nessuna veste se non a un membro della razza umana che non ci sono il grembo della madre, no? Quindi su tutte quante le cose deve essere sempre l'ordine e la misura. Quindi, però questo va anche, come dire, cioè, il piangere o fare cose di questo genere bisogna anche, questo sono cose da parlare con il padre spirituale, bisogna anche considerare la persona come è fatta, la vita che si porta dietro, che tipo di temperamento ha, se è una persona sensibile, quindi cioè, valutare se questo sia effettivamente un disordine serio, insomma, o una sciocchezza, non è cosa che si può fare come dire, su un piano esclusivamente teorico e generale. In generale, quello che dovevo dire è quello che ho cercato di dire. Quando un pensiero cattivo, intrusivo, a volte ossessivo si trasforma in peccato, scrive Teresa Bianchi. Quando a quello si dà il consenso, come diceva Sant'Alfonso Maria dei Liguori, non sono peccati di mali pensieri, ma sono peccati li mali consensi. Noi sappiamo se è una cosa che ci frulla per la testa, gli abbiamo dato il consenso oppure no, e dipende semplicemente da quanta ripugnanza sentiamo per quel certo pensiero che ci viene per la testa. Petronella Iordà che dice come bisogna comportarsi se dopo aver ricevuto la Santa Comunione non viene rispettata la pausa dal sacerdote, ma si può leggere una preghiera. Fedele deve ascoltare ciò che viene letto o adorare Gesù, presumo. Allora, il fedele agisce su queste cose secondo quello che gli detta la coscienza. Una pausa dopo la comunione è prescritta dalle norme liturgiche, poi certamente viene detto di fare una breve pausa, quindi non, la pausa potrebbe anche prolungarsi. Sul Messale Nuovo vedremo che cosa ci scrivono. In molti, per esempio nella Santa Messa del Rito Antico, le pause dopo la comunione non c'è proprio, quindi la messa è un tutt'uno, quindi finita la comunione si passa immediatamente all'antifono di comunione e alla post-comunione e si chiude la messa. Quindi il tempo della preghiera e del ringraziamento è riservato completamente al dopo. Nella messa in forma ordinaria c'è invece un tempo di ringraziamento e di adorazione personale che ha uno spazio liturgico, che è appunto dopo la comunione, prima del post-comunione. Adesso, quello che poi una persona fa nel cuore, quindi se ascolta la preghiera o se continua a pregare a nostro Signore, dipende da quello che si sente di fare, insomma, no? Quindi non è che abbiamo, come dire, il grande fratello che ci va a controllare, quello che facciamo nel nostro cuore, no? Quali sono i momenti durante la messa quando si può stare in ginocchio? Li abbiamo già detti prima, quindi penso che l'avrà sentito. È vero che se un'anima non viene sepolta non trova pace. Sinceramente non saprei che cosa rispondere a questa domanda, insomma, no? Salvo 82 nell'azzurro, come vedete pregare la liturgia delle ore sull'iPad? Pregare sull'iPad o pregare per quanto mi riguarda, pregare su un dispositivo o pregare su un foglio cartaceo, non c'è nessuna differenza, fermo restando che la differenza c'è che sull'iPad, specialmente se ha una connessione internet attiva e ha delle applicazioni tipo la posta elettronica o Telegram o appunto applicazioni che mandano le notifiche, possono generare una distrazione. Quindi noi, a mio avviso, ecco, so per certo, il Cardinal Sarà ha espresso molte molte riserve, diciamo così, all'uso degli strumenti elettronici anche nella preghiera. Insomma, io ho tutta la mia stima possibile nei confronti del Cardinal Sarà e rispetto questa sua opinione. Fermo restando che personalmente non riesco a vedere nulla di male, insomma, no? Anche perché ho visto anche sacerdoti, anche più di sacerdoti, insomma, usare l'iPad per recitare un'ora canonica, cioè, che è una grandissima, cioè se tu stai in viaggio, stai in giro, non c'hai dietro il breviario, comunque un libro grosso così, apri
apri l'iPad, prendi l'ora canonica, metti in modalità aereo e la reciti, non vedo assolutamente, non riesco a vedere quale male potrebbe esserci, insomma, che cosa potrebbe esserci che non va dinanzi al nostro Signore. Non lo riesco a vedere, poi se qualcuno mi illuminerà, quindi rispetto chi ha, come dire, posizioni differenti, ma io il male sinceramente qui non lo riesco a vedere, quindi ecco, ecco perché. Lorenzo Godi, buonasera Reverendo, ho seguito una conferenza che mi ha messo in dubbio, Dio è immutabile perché l'incarnazione può essere intesa nella teologia come mutazione di Dio oppure no? Assolutamente no, non entri in queste problematiche. L'incarnazione non ha assolutamente mutato nulla in Dio, perché cioè, nella seconda persona dell'Altissima Trinità è rimasta quella che era prima, d'accordo? Perché rimanendo ciò che era è diventato ciò che non era, dicevano i santi padri. Ma questi concetti di immutabilità e anche l'onniscienza di Dio, noi li possiamo in qualche modo inquadrare, però non li possiamo penetrare, d'accordo? Perché anche nella Sacra Scrittura si dice che Dio dice di fare una cosa, poi si pente, dice ma allora Dio non è mutabile. Allora, mio consiglio, insomma, da persona che tra l'altro ha studiato la teologia dogmatica, quindi riconosco queste cose qui, su queste problematiche non bisogna entrarci, d'accordo? Perché noi non possiamo raggiungere il mondo di Dio, non possiamo capire il suo intelletto, non possiamo capire la sua vita, non possiamo vivere come lui vive nella dimensione dell'eternità e come la sua dimensione dell'eternità, tra l'altro increata, si raccorda con il tempo e con le vicende del tempo. Quindi su certe questioni bisogna lasciare stare, a mio avviso, d'accordo? Occuparsi assai più lodevolmente di ciò che giova al nostro bene, al bene del prossimo, alla salvezza della nostra anima, alla crescita della santità. Ecco, queste cose si comprenderanno nell'altro mondo. Ecco. E mancano 37 secondi, quindi c'erano diverse domande ancora, insomma, quindi dobbiamo rimandarle alla nostra prossima puntata, che sarà a cadenza, adesso vediamo un pochino, sto ancora organizzando. Almeno un lunedì al mese ci sarà Don Leonardo risponde. Ecco, il di più dipende da come ci riusciamo a organizzare per quest'anno nuovo, che sono in programma diverse iniziative ulteriori. La mia benedizione a tutti, santa notte e amen.